Allora, eccoci qua, diamo il benvenuto al giudice Claudio Fiorentino. Buonasera. Ecco, allora, è insomma, un giudice, possiamo dire, anche un po' un superstite di un'esperienza, è un giudice di lotta, quindi noi la ringraziamo a prescindere da qualunque ragionamento politico di parte. Io con piacere, ho preso la palla al balzo perché credo che presidi come il giudice di pace. Per il tredicesimo municipio sia innanzitutto un'occasione di reale autonomia e di decentramento, ma sicuramente un presidio in più per tutta la città, per Ovviamente. portare chiarimenti, ma soprattutto per stare vicino ai cittadini. Io farei una cosa, le faccio io una domanda diretta. Ma Perfetto. cosa fa, diciamo subito ai cittadini, cosa fa il giudice di pace? Perché sennò è il rischio che molte volte magari non si capisce bene le utilità delle cose. No, è interessante saperlo. Il giudice di pace si occupa in primo luogo di sanzioni amministrative. Quindi parliamo di multe verbali della Polizia Municipale, codice della strada, Quindi un cittadino può venire da voi. Esatto, e noi quello che facciamo è un controllo di legittimità sull'irrogazione di queste multe, sull'emissione di queste cartelle, sulle ganasce fiscali e quant'altro. Ciò che fa di noi, Quindi mai più attuale di questo momento storico. ciò che fa di noi poi è l'ufficio antidoto dei comuni e delle esattorie che usano questi strumenti per finanziare i servizi pubblici. Bene. Dopodiché è chiaro che come c'è la richiesta del pagamento, ci può essere una risposta in termini di controllo di legittimità che è demandato al giudice di pace. Noi siamo qui per fare quello. Bene. Bene, ma una domanda molto semplice che immagino che ognuno a casa si farà. Perché vogliono chiudere il giudice di pace di Ostia? O meglio, chi lo vuole chiudere, qual è il problema? Magari io l'ho Sì. spiegato, però possiamo, insomma. Quale voce più autorevole della sua? D'accordo. Allora, parliamo del problema. Sì. E Sul territorio dello Stato poi i torneremo nostri uffici, all'utilità, ecco, sì, capiamo qual è il problema. capiamo il problema. Sul territorio dello Stato i nostri uffici, grandi e piccoli, hanno un costo di mantenimento di 28 milioni di Che ha euro, sostenuto sempre chi? che ha sostenuto in parte lo Stato, in parte i comuni. Quello che è successo è che poi in tempi di crisi si è venuti a fare economia su questo servizio e quindi il progetto ministeriale che rischia di andare in porto, cosa prevede? La conurbazione di questi uffici del giudice di pace verso le grandi città giudiziarie e con possibilità in carico ai comuni sui territori di riferimento di opzionare il mantenimento di queste strutture, sobbarcandosene però interamente i costi. Cioè, quindi il giudice di pace di Ostia rimarrebbe in campo se il comune di Roma decide di farsi carico dei costi. Dei Esattamente. costi di gestione, dei costi del personale, di tutto. Di tutto. Bene. No, io naturalmente questo lo so, abbiamo fatto, però ci tengo perché dobbiamo superare anche la logica della protesta o delle questioni buttate lì. Io vorrei insieme ai cittadini. Anzi, io l'ho ben capito e su questo mi sono già impegnato, però arriviamo al nocciolo delle questioni perché è il tema importante capire e poi a quel punto eventualmente anche darsi da fare come voi state facendo. D'accordo. Quindi diciamo, questo è successo. Quindi interviene una legge dello Stato che stabilisce questo, o il comune se ne fa carico totalmente, oppure rimane, per esempio nel caso del comune di Roma, il giudice di pace di Roma aperto, quello Certamente. distaccato del tredicesimo municipio, dal nome Ostia, ecco, per Sì. intenderci. Va nella blacklist e dovrebbe chiudere da qui Esatto, a. viene soppresso e quindi accorpato a Roma. Un'altra domanda semplice: ma serve il giudice di pace? Abbiamo capito l'utilità, ma che numeri ha prodotto? Proviamo a dire, perché adesso io prima mi sono permesso, non volevo fare del facile Certo. umorismo, l'ho definita un superstite perché il giudice di pace di Ostia oggi è composto a un unico giudice che è lei, ma Sì. non più tardi di 5 anni fa ne aveva? Ne aveva 7, di cui 8 in pianta organica. Oggi E produce dovremmo. quanti casi di rimedio, cioè affrontava l'anno? Allora, Ostia ha un bacino di utenza di 200.000 residenti oltre iscritti all'anagrafe, in realtà qualcosa di più, specialmente durante il periodo Certo. estivo. Quindi il nostro è un ufficio che macinava
sulle 5.600 cause civili. Quindi, l'anno. Quindi oltre 5.600 questioni che questioni. I cittadini portavano, dove, non dove ci chiedevano sono, una sì. legittimità o meno di una sì. questione o un chiarimento. Dove poi non ci sono neanche solo queste multe e cartelle, ci sono anche questioni che attengono diritti, io li chiamo del quotidiano, perché poi è quello che qualifica. Facciamo un esempio, quello più facciamo usuale. Degli esempi, tutto quello per cui hanno chiamato prima delle persone qui attiene, e facevo questa riflessione, competenze del giudice di pace, quindi infiltrazioni di quello dal piano di sopra, piuttosto che i danni che possono derivare dalla buca nel manto stradale, quindi ma anche danni fisici, danni a persona, certo, responsabilità civile, cioè, fino a evitare anche lungaggini magari del tribunale, incidenti con la macchina e risarcimenti che ciò comporta. Tutto questo è competenza nostra e poi abbiamo tutto un vasto bacino di competenze penali che attiene tutta la microconflittualità. Vabbè, qualcuno magari si starà chiedendo quando avviene, cioè questa legge, questo impianto, quando viene riorganizzato, da quant'è che è passata questa legge nazionale che stabilisce che poi il comune sì. per intero se ne deve far carico o meno? Parliamo della legge 148. Sì, così diamo qualche dato. Perché che risale all'ultimo Ferragosto. L'ultimo Ferragosto, quindi quest'estate. In cui è stato lanciato questo messaggio dal ministro sì. pro tempore, se non okay. ora quando. E quindi hanno pianificato attraverso un gruppo di studio istituito presso il ministero okay. la soppressione di queste sedi che secondo loro erano poco produttive. Allora, in questo mi aggiungo dicendo soltanto una cosa, io nel frattempo, lo diceva un po' quel servizio, sono riuscito a far votare una mozione a tutta l'aula consiliare, quindi a prescindere dai schieramenti politici, tutti i partiti, maggioranza e opposizione, io l'ho proposto dall'opposizione, però ben venga una mozione che impegna il sindaco a tenere aperto il giudice di pace, su questo vedremo, mi sembra che però lei... Diversi avvocati, vi siete, diciamo più che lei, sì. diversi avvocati si sono mobilitati con una raccolta firme per sostenere, sì. no? Accanto, per evitare questa accanto alla mozione, per cui è occasione di ringraziare chi l'ha proposta, e che tra l'altro ci segue pure da qualche anno, in tempi non sospetti, quando avevamo dei problemi. Ma diciamo che sono ormai... Forse ecco tre ma di là anni di questo. No, sono 3-4 anni che il giudice pace piano piano tra pensionamenti esatto. non come dire reintegrati, mancanza di cancelliere personale. E poi io lo dico veramente, a prescindere da qualunque ragionamento, è un'istituzione vicina ai cittadini. Molte volte i cittadini non si possono permettere cause costose, allora il giudice di pace diventa quell'ausilio. Quindi io ho sempre tenuto a questo, e aggiungerei un fatto: si fa un gran parlare di centramento del tredicesimo municipio, ma se si perde il giudice di pace di Ostia o addirittura si perde il tribunale di Ostia, beh, ma che rimane, voglio dire, non rimarrebbe nulla. Però dicevamo, che cosa insomma gli avvocati stanno facendo? Mi sembra ci sono petizioni in campo. Allora, a fronte di questa possibilità di ottenere entro un termine che è già in decorso il salvataggio di questa struttura con una dichiarazione di impegno del sindaco di Roma, certo. è stata lanciata una petizione da alcuni operatori del settore, e con raccolta di firme che è ancora in corso. Bene, quindi diciamolo, quindi ai cittadini, ai telespettatori che vorranno, poi chiariamo un fatto, mi scusi giudice, però è importante ricordare che questa questione non riguarda soltanto il tredicesimo municipio, perché l'eventuale chiusura del giudice di pace di Ostia porterebbe quelle migliaia di pratiche sul giudice di pace di Roma, esatto. che è già particolarmente ingolfato, abbiamo letto vicende di tutti i colori, dai numeretti con esatto. i bagarinaggi davanti per prendere i numeri, insomma questioni pazzesche, quindi andrebbe a danneggiare tutta la città. Dicevamo, sì. questa petizione si può ancora firmare dove? Si può ancora firmare, adesso queste firme verranno raccolte e consegnate al sindaco tramite i promotori sì. e quindi con tutti i problemi di maltempo legati agli ultimi giorni che purtroppo ci sono stati, domani saremo e ci sarò anch'io a Piazza Ancomarzio a raccogliere le quindi firme ad Ostia, a Piazza Ancomarzio, degli ultimi domani... ritardatari per poi fare questa consegna. Bene, allora io direi che la questione insomma è stata affrontata in maniera molto chiara, non so se abbiamo
tutte queste telefonate che sento, se c'è qualcuna proprio sul giudice di pace la possiamo prendere in diretta insieme. Come no? Se sono su altre questioni le facciamo dopo. Allora, se la regia mi fa segno, c'è qualche telefono, perché vedo che ce ne sono diverse telefonate, non so se sono qualcuna sul giudice di pace. No, allora possiamo andare avanti, nel senso che credo che sia una di quelle questioni dove tutti i cittadini sono d'accordo o naturalmente vorrebbero la vostra permanenza, giudice. Il problema è questo, che l'ufficio funziona e può funzionare e rendere un servizio se è attrezzato. Certo. Purtroppo tutte queste vicende sono legate... Adesso lei come fa? È da solo? Adesso ci stanno smantellando e siamo nelle mani del sindaco per queste decisioni. Va bene, noi su questo, giudice, io innanzitutto la ringrazio perché, le dico la verità, è encomiabile, insomma, per chiarire, non è che il giudice perderebbe di per sé il lavoro, ci tiene perché capisce l'importanza di un presidio per questo territorio, per tutta la città di Roma, e quindi è encomiabile l'attivismo che voi avete, ma bisogna ringraziare tutti gli avvocati che si stanno impegnando, sì, con questa petizione, veramente in un momento storico dove a volte c'è uno scarso, non dico senso civico, più che altro ci si abbandona agli eventi, invece questa è la dimostrazione. Invece questa è la dimostrazione che si vuole combattere per migliorare il proprio territorio, migliorare la propria città. Quindi io ringrazio lei di quello che fa. Naturalmente nel mio piccolo, anche io, unitamente a tutti, non ci sono schieramenti a riguardo. Bisogna combattere per portare avanti questo presidio, soprattutto nell'interesse della gente. E poi nell'interesse naturalmente della legalità, perché non dimentichiamo che insomma, il concetto di base... È assolutamente importante e a mio avviso è giusto che stia sul territorio, ha tutti i numeri per sopravvivere.